Dietro le quinte del potere globale ci sono delle famiglie che per secoli hanno segretamente governato il destino delle nazioni. Hanno costruito imperi finanziari tramite alleanze, connessioni e manipolazioni. Scopriremo nel video di oggi i nomi, i segreti ed il potere di queste famiglie che dietro il velo dell'apparenza segretamente governano il mondo. Sono sicuro che la maggior parte di queste famiglie non le hai mai sentite nominare. Rimani fino alla fine, perché questo video ha dell'incredibile. Famiglia Rothschild. Se sai qualcosa sulle teorie del complotto, allora hai sicuramente sentito parlare dei Rothschild. Questa famiglia è circondata da teorie di cospirazione da secoli. C'è chi li accusa di governare tutte le banche centrali del mondo e chi addirittura sostiene che controllino il clima. Sì, queste teorie sicuramente sono folli, ma con un patrimonio netto di circa 350 miliardi di dollari, per la famiglia Rothschild tutto è possibile. La famiglia Rothschild è una delle famiglie più influenti e leggendarie nella storia della finanza. La loro ascesa iniziò con Mayer Amschel Rothschild, un finanziere che pose le basi per la costruzione del loro impero finanziario. Mayer Amschel Rothschild fondò una piccola attività di cambio valuta e prestiti nel 1760, che crebbe molto rapidamente grazie alle sue competenze finanziarie e alla sua rete di contatti. I suoi 5 figli furono coinvolti negli affari di famiglia e si stabilirono in diversi paesi europei, tra cui Germania, Austria, Francia e Inghilterra. Questa perfetta distribuzione geografica giocò un ruolo molto importante nel successo finanziario della famiglia, poiché riuscirono a costruire il loro patrimonio economico in diversi punti strategici d'Europa. Riuscirono a costruire relazioni di fiducia con famiglie reali ed istituzioni governative, ottenendo profitti da miliardi di dollari. Questa famiglia è diventata così potente proprio per essere riuscita a prestare denaro a molti paesi nel mondo. Famiglia Rockefeller. La famiglia Rockefeller è una dinastia di banchieri che ha creato il suo impero patrimoniale grazie all'industria del petrolio all'inizio del XX secolo. Questa famiglia vede le sue origini nella città di Neuwied, in Germania. Alcuni dei suoi membri si trasferirono in America agli inizi del XVIII secolo. La loro ascesa negli Stati Uniti è iniziata grazie ai fratelli John Davison e William Rockefeller, attraverso la costruzione dell'azienda Standard Oil. Nel giro di qualche anno aveva acquistato tutte le aziende concorrenti e dunque controllavano quasi tutto il settore del petrolio negli Stati Uniti. Il successo dei Rockefeller non si è limitato solo all'industria petrolifera. Il loro potere si estese in numerosi settori, tra cui il settore bancario, le ferrovie e l'immobiliare. Una delle loro costruzioni più notevoli è il Rockefeller Center, un complesso di grattacieli a New York, che ancora oggi rappresenta un'icona di potere e prestigio. Una delle figure centrali nella storia dei Rockefeller è stato David Rockefeller. David ha ampliato notevolmente il potere e l'influenza della famiglia, diventando un leader nella finanza internazionale. È anche uno dei fondatori del gruppo Bilderberg, un'organizzazione che si occupa di promuovere il dialogo tra leader mondiali. Attualmente i Rockefeller sono considerati una delle famiglie più potenti, se non la famiglia più potente, nella storia degli Stati Uniti d'America. Questa famiglia ha un patrimonio complessivo di circa 700 miliardi di dollari. Famiglia Koch. La famiglia Koch è una dinastia di miliardari che ha cambiato il panorama economico e politico degli Stati Uniti. Attualmente questa famiglia ha un patrimonio netto di circa 100 miliardi di dollari. La loro ascesa al potere è iniziata nel 1940 con la costruzione dell'azienda Wood River Oil and Refining Company, fondata da Fred Koch, che in seguito prese il nome di Koch Industries, con un fatturato annuo di circa 115 miliardi di dollari. Koch Industries controlla buona parte del settore del petrolio, della produzione della carta e dell'industria informatica,
Oltre che in questi settori, la famiglia Koch ha investito molto anche nel settore immobiliare. Hanno acquistato un casinò a Las Vegas, sulla famosa Las Vegas Strip, che possiede oltre 4.000 punti vendita. E questo è solo l'inizio. Hanno in piano di acquistare tantissimi altri hotel ed investire nel settore del bingo. Famiglia Walton. La famiglia Walton è una delle famiglie più potenti e ricche degli Stati Uniti. Nel corso della loro storia hanno accumulato sempre più ricchezza attraverso la loro azienda Walmart, la più grande catena di supermercati al mondo. Attualmente questa famiglia ha un patrimonio netto di circa 169,7 miliardi di dollari. Walmart fu fondata da Sam Walton nel 1962 ed è cresciuta fino a diventare la più grande azienda al mondo per fatturato. È riuscita ad avere ricavi annuali di oltre 540 miliardi di dollari. Walmart ha una strabiliante presenza globale, con circa 10.000 negozi in 24 paesi. Le persone che lavorano per loro sono circa 2,2 milioni. La forza di Walmart risiede nella sua capacità di offrire prezzi bassi e una svariata gamma di prodotti, attirando circa 220 milioni di clienti ogni settimana, spesso portando alla chiusura di piccoli negozi locali a causa della concorrenza. Oltre a Walmart, la famiglia Walton ha investito anche in altre attività. Hanno fondato Sam's Club, una catena di club di acquisto all'ingrosso che vende generi alimentari. Famiglia Morgan. La famiglia Morgan è una delle famiglie più influenti e potenti nel settore finanziario mondiale. Il membro più famoso della famiglia è stato John Pierpont Morgan, conosciuto anche come J.P. Morgan. J.P. Morgan è stato un banchiere di grande successo. Ha ereditato la sua passione per il settore finanziario da suo padre. Nel 1871 fondò la società J.P. Morgan & Company, che divenne una delle più importanti istituzioni finanziarie negli Stati Uniti. Ben presto la sua influenza cominciò ad estendersi oltre il settore bancario. J.P. Morgan era coinvolto in numerose attività, tra cui il settore ferroviario e l'industria siderurgica. J.P. Morgan non ha guadagnato il suo primo miliardo di dollari grazie al settore bancario. Nel 1890 cominciò ad interessarsi all'industria dell'acciaio, costruì un'alleanza con Carnegie Steel e successivamente comprò l'azienda per 480 milioni di dollari. Inoltre, fondò anche il Metropolitan Club, un club dove si riunivano alcuni miliardari e molte persone con cariche importanti, tra cui anche Cornelius Vanderbilt, un ricchissimo imprenditore dell'epoca che costruì il suo impero grazie al commercio marittimo. Inoltre la famiglia Morgan aveva legami stretti con presidenti e figure politiche molto importanti dell'epoca. E tu, cosa ne pensi di queste famiglie? Le conoscevi già? Fammelo sapere nei commenti! Siamo giunti alla fine del video. Se ti è piaciuto, ricordati di lasciare un like, iscriverti al canale ed attivare le notifiche per non perderti i prossimi video.